Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Sony Xperia XA2 Ultra, smartphone particolare, ve lo diciamo subito, che personalmente mi ha incuriosito molto. Fascia media, ovviamente, l'indicazione XA, ho appena commesso un androidicidio, l'indicazione XA è molto chiara. All'interno della confezione troviamo un cavo USB Type-C, queste cuffie stereo che sono quelle classiche di Sony che abbiamo visto più volte, con molto interessante l'attacco AL, e poi questo che è l'alimentatore 5V 1,5 A, e su questo un po' mi piange il cuore, perché nel 2018 vedere un alimentatore da 1,5 A è veramente poca cosa. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, vuol dire semplicemente che non carica lo smartphone in modo particolarmente veloce. Ecco qua Xperia XA2 in questa colorazione blu, che tende un po' al grigio, che devo dire è veramente bella, è molto molto particolare. Frame in metallo stondato sul lato piatto sulla parte superiore, il retro invece è plastica che non trattiene particolarmente le impronte digitali. Nonostante sia plastica e nonostante la batteria, come poi vi dirò, non è delle più capienti in assoluto, lo smartphone è un bel mattoncino. Sono 221 grammi di peso, 163 mm, 80 mm, 9,5 mm di spessore. Insomma, uno smartphone che devo dire è un bel impegno da portarsi appresso, non è esattamente il dispositivo più leggero in circolazione. Vi parlo di hardware, lo sblocco poggiando il dito sul lettore di impronte digitali. Vi parlo di hardware: abbiamo un processore Snapdragon 630 octa-core da 2.2 GHz con GPU Adreno 508, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibili con una micro SD, connettività LTE fino a 600 Mbps, Wi-Fi a BGN a doppia banda, Bluetooth 5.0, c'è l'NFC, c'è il LED di notifica, come vi ho fatto vedere c'è il lettore di impronte digitali posizionato qui sul retro, è anche uno smartphone dual SIM senza rinunciare alla micro SD, e come non vi ho fatto vedere, ve lo faccio vedere ora, c'è anche il jack audio, secondo microfono, tasto di accensione, bilanciere del volume un po' piccolo, tasto di scatto della fotocamera, porta Type-C, speaker e primo microfono. Sul lato sinistro non è un carrellino, almeno sotto poi c'è un carrellino, ma c'è uno sportellino che appena lo andate ad aprire va a riavviare, a spegnere il vostro smartphone, quindi non si può sostituire la SIM senza spegnere lo smartphone, il che tutto sommato è anche relativamente sensato. L'unica considerazione dal punto di vista hardware che voglio fare è quello del segnale. Ho notato come ogni tanto il segnale dello smartphone andasse a zero, quando soprattutto passavo dal 4G al 4G Plus o dal 3G al 4G, ho notato dei momenti in cui il segnale andava completamente a zero, cosa che invece non ho notato ultimamente su praticamente quasi nessuno smartphone. Poi durante le conversazioni telefoniche non ho avuto problemi, però questi cali di segnale volevo comunque segnalarli. Il display, parliamo del display che è decisamente appariscente, sono 6 pollici di diagonale, Full HD 1920x1080 pixel, quindi in 16 noni, non segue la moda del nuovo 18 noni, è un IPS ed è impostato in questo momento sul valore standard, che tra le altre cose, da non confondersi con quello che trovate quando accendete lo smartphone, che non è questo. Quello che trovate è quello disattivato, che è questo, che comunque non è un cattivo smartphone, è uno smartphone più realistico. Quello standard è effettivamente a tutti gli effetti più bello da vedere. La luminosità automatica è un po' parsimoniosa, quindi aumenta un po' il livello, e poi c'è quella super vivid se volete far finta di aver comprato uno smartphone con un display super AMOLED di 4 anni fa. Potete attivare questa modalità che è super super carica di colore, ma secondo me assolutamente un po' troppo esagerata. Quella standard secondo me è fantastica e vi consiglio di impostarla appena acquistate lo smartphone. Noterete subito una bella differenza sul display, che è 2.5D, sì, stavo dicendo corretto, 2.5D, quindi leggermente stondato sul bordo, si vedono i riflessi, molto bello, mi piace, e tra le altre cose, come vedete, arriva molto molto a filo con il bordo laterale, devo dire, mi piace molto. Sì, ha una bella fronte e una bella cornice inferiore, però secondo me il design è comunque abbastanza, non esageratamente, ma abbastanza armonioso, appunto, con questa forma molto squadrata che contraddistingue parte degli smartphone di Sony. Vi parlo del software, che è in questo caso Android 8.0 Oreo, eccolo qui, lo vedete, aggiornato con le patch di marzo nel nostro caso, nel momento in cui lo stiamo recensendo. Come al solito per Sony, un software, diciamo,
semi stock, quindi questo che vedete qui è praticamente quasi un Android stock, nonostante il drawer dell'applicazione qui scorra in orizzontale. All'estrema sinistra abbiamo le app consigliate, che a me non piacciono per niente, ma dalle impostazioni potete andare a disabilitarle. Potete anche abilitare, cosa che mi piace molto su uno smartphone di queste dimensioni, la possibilità di mettere lo schermo in orizzontale, la home in orizzontale. Tra l'altro, questo secondo me è uno dei pochissimi smartphone che ancora si può fregiare del nome di phablet, phablet inteso come dispositivo sostanzialmente dallo schermo grande, ma anche grande in senso assoluto. Lo smartphone stesso, soprattutto perché poi di solito contiene una batteria molto capiente. Per fortuna è sempre presente la modalità ad una mano, quindi non vi spaventate dalle dimensioni esagerate, potete ancora utilizzarlo più o meno con una sola mano. Rimane sempre il fatto che comunque utilizzandolo così arrivare qua sotto ai tasti in fondo non è proprio comodissimo, ma lo è sicuramente che cercare di utilizzare tutto questo pannello da 6 pollici davvero con una sola mano. Tra le app installate c'è qualche app che di cui forse magari avremmo fatto a meno, magari le app di Amazon, ma tutto sommato poco male, oppure AVG o TripAdvisor, ma ci sono anche app molto utili come Movie Creator, utili magari, forse non molto utili, ma molto ben fatte come Movie Creator o Sketch, o più delle app separate per quanto riguarda la fotocamera, di cui vi parlo fra un attimo. Ottima la personalizzazione, potete cambiare i temi, che qui si chiamano motivi, ne potete scaricare altri dallo store di Sony e sono sostanzialmente in buona parte gratuiti. Cambiare la dimensione della griglia, noi l'abbiamo aumentata ma potete aumentarla ancora. Cambiare le transizioni quando andate a scorrere fra una pagina e l'altra dell'home page, e poi le impostazioni che vi ho fatto intravedere prima, dove potete cambiare anche solo il pacchetto di icone senza cambiare tutto il tema. Questo secondo me è fantastico, una delle feature che tutti dovrebbero un po' rubacchiare a Sony. Ci sono le Xperia Actions, quindi per automatizzare alcune funzioni in base alla vostra posizione, quindi buonanotte, concentrazione, viaggio, gioco, estero, e fare di fare certe cose in certi orari, in certi luoghi, tutto totalmente automatizzato. Le prestazioni sono, devo dire, notevoli, sono veramente molto buone. La tastiera preinstallata è la Swift Key, che non mi fa impazzire, ma che comunque fa il suo dovere. Accettiamo prima i cookie e poi carichiamo il sito in versione desktop. Ci siamo quasi, scorriamo un po', bene, devo dire performance assolutamente ottime, Snapdragon 630 che in tal senso si conferma sempre un ottimo dispositivo. Vi parlo di fotocamere, cominciamo dalla principale, che è una 23 megapixel f2.0 senza stabilizzazione ottica. L'unica cosa della rotazione della home è che lo smartphone è così grande che a volte quando lo usiamo con una sola mano ci succede che ruoti, esatto, ci succede che ruoti involontariamente, quindi regolatevi un po' voi su questo aspetto. Vi dicevo, 23 megapixel, f2.0, niente stabilizzazione ottica, ma stabilizzazione steady shot nei video. Non è velocissima a aprirsi, non è velocissima a scattare, cosa che avevo notato già su XA2. Le foto con buona luce vengono assolutamente bene. Io personalmente disabiliterei questa funzionalità. Le foto con buona luce vengono assolutamente bene. Guardate bella questa foto, guardate bella anche questa foto. Poi sono 23 megapixel, quindi potete ancora zoomare attendendo che rirenderizzi tutto e trovare ancora un sacco di dettagli all'interno delle foto. Questo è un controluce che dimostra che un HDR automatico c'è, ma allo stesso tempo non c'è ufficialmente, infatti non c'è sicuramente qualche algoritmo che migliora la foto, ma non ci sono delle modalità totalmente automatiche. Devo dire, una fotocamera che ha veramente tanta qualità da vendere. Con poca luce la fotocamera fa un po' più di fatica. Guardate qui che siamo già tra virgolette solo al tramonto e non c'è ancora il buio completo. Di rumore digitale onestamente ne vedo già moltissimo, l'immagine risulta molto più impastata, soffre con meno luce e scatta anche, queste tutte un po' sfocate, non le ho scattate con questo smartphone, le scatta anche decisamente più lentamente rispetto a quanto già lentamente scattava. Torniamo un attimo alla fotocamera, ops, dove vi faccio vedere che ci sono delle modalità aggiuntive come l'effetto R, il panorama. Peccato che bisogna uscire ogni volta e andare nell'applicazione dedicata
Insomma, non è comodissimo, poi dovete ritappare qui per tornare nella fotocamera, non proprio velocissimo. Questo tasto serve per lo slow motion, la modalità automatica, come vi dicevo, non comprende un HDR automatico, ma vi parlo di fotocamere frontali perché forse non tutti sanno che questo smartphone, forse più di tutto, più che un phablet, è un selfie phone. Abbiamo infatti due fotocamere, abbiamo un LED flash frontale 16 megapixel, che dovrebbe essere questa, 16 megapixel stabilizzata otticamente, neanche la principale lo è, ma questa lo è, 8 megapixel grandangolo 120 gradi e flash slow sync, in sostanza illumina in due tempi per far sì che anche lo sfondo venga illuminato, quindi non soltanto la vostra faccia, che è un po' il problema sostanzialmente dei selfie al buio. E devo dire che effettivamente fa delle buone foto. Questa è la fotocamera grandangolare, questa è quella standard, ha l'autofocus che in questo caso ha cannato perché ha messo a fuoco l'albero invece della mia faccia, qui invece ha messo a fuoco la mia faccia. Non c'è anche qui l'HDR automatico che avrebbe salvato questa foto. Devo dire però che fotocamera grandangolare è molto divertente se dovete riprendere anche più persone. Guardate la differenza fra un grandangolo e senza il grandangolo. Non è una fotocamera in assoluto fantastica, ma devo dire che se cercate un selfie phone ad oggigiorno, questo è sicuramente un'ottima scelta, vista appunto l'offerta delle sue fotocamere frontali. Vado ad aprire Modern Combat 5, così testiamo sia il comparto gaming che l'audio. No, non le suonerie, ma questo. Speaker mono, suona solo questo qua sotto. Fa un bel po' di rumore, diciamo così, la qualità è nella media, il volume invece è abbastanza alto. Ottime prestazioni per quanto riguarda il gaming, ormai siamo arrivati a un punto in cui veramente questi giochi vengono eseguiti ottimamente. Si sente molto bene, sentite anche il ronzio delle mosche. Devo dire il volume è veramente buono di questo speaker inferiore. Telefonata di prova, quindi porto un attimo fuori lo smartphone per farvi sentire il viva voce. Ho già commentato il segnale che l'ho trovato un po' traballante. L'audio è un po' chiuso nel viva voce, il volume, come vi dicevo prima, è alto, ma l'audio risulta un po' chiuso. Vi parlo di batteria 3850 mAh. Ecco, diciamo che in uno smartphone spesso 9,5 mm da 6 pollici, con queste cornici che pesa 221 grammi e che è il retro in plastica, io onestamente almeno una 4000 me la sarei aspettata. Si arriva sempre a fine giornata, quindi l'idea del phablet che vi porta sempre a fine giornata in questo caso è mantenuta, però secondo me si poteva azzardare qualcosa in più per spingersi un po' oltre, magari in quel caso si sarebbe arrivati a 2 giorni, magari con un utilizzo medio. Supporta il Quick Charge 3.0, purtroppo l'alimentatore in dotazione è tutt'altro che 3.0, quindi ricarica un po' lenta. C'è però una funzionalità che fa sì che la ricarica rallenti se carichiamo lo smartphone di notte, facendo sì che si carichi al 100% soltanto quando, non mi ricordo se era qui, ok, sì, è questo. Sostanzialmente arriva al 100% soltanto poco prima che voi vi dobbiate svegliare. Quindi molto comodo se siete abitudinari, vi svegliate sempre alla stessa ora, lui impara e farà sì di sforzare meno la batteria e quindi prolungarne la vita. Il suo prezzo è 429 euro, che è un po' alto se consideriamo il fatto di molti concorrenti nella sua fascia, ma in verità secondo me non è così alto, visto che Xperia XA2 Ultra secondo me è un prodotto abbastanza unico e che per il prezzo a cui viene venduto secondo me vale la pena essere considerato. Ovviamente dedicato secondo me un po' a una nicchia, ma un prodotto sicuramente interessante. Noi l'abbiamo preso a 372 euro su Price, quindi già al lancio una cinquantina di euro in meno. Per questa recensione di Sony Xperia XA2 Ultra è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.